Questo che vedete è un pezzo di storia della tradizione vicentina, un forno per il pane datato 1953. Oggi è all'interno di una casa a Val di Molino e qui per tutti questi decenni è stato cotto il buonissimo pan biscotto, quello che serve per fare il pamoio che adesso alcuni amici mi fanno assaggiare insieme ad altre tradizioni. Andiamo, seguiamo il profumo. Allora Liliana, come si fa il pamoio? Come si fa? Intanto ti dico cosa che è. Lei è una zuppa contadina fatta con pochi ingredienti che faceva ancora i nostri nonni, la mia mamma, mi impara la ricetta della mamma, perché ci sono varie versioni del pamoio, mi te racconto la mia. Allora, è una zuppa fatta di patate e zucchine tagliate fine. Le metto a bollire. La patata deve sciogliersi, deve bollire tanto. A parte faccio il soffritto con scalogno, e un po' di lardo, olio d'oliva, passata di pomodoro. E quello lì è il famoso consiero. Il consiero, sì, è il soffrittino che te l'ho spiegato, che va aggiunto dopo alla zuppa di patata e zucchina, e fa bollire ancora finché si insaporisce. E dopo che è un pan biscotto, quello fatto nei forni a legna, certo, mi raccomando, deve essere bello, uno. Ecco, bello duro, tagliato, taglia pan, si mette a inzuppare dentro a questa zuppa che abbiamo detto prima, si mette sopra un po' di pepe, un po' d'olio, un po' di formaggio stravecchio da grattugiare, quello buono, e si lascia rammollare per 5 minuti e dopo si assaggia. E dopo si magna. Ah, si magna. Come te me lo dici? Con questa espressione trasognata, grazie alla bontà? Buonissimo. Bello, vera che... Guarda, dove lo femo, siete tutti entusiasti. Però era il mangiare dei contadini questo, era mangiare dei contadini, se sì, a mangiare nel campo questo. Sì. Se portava alla mattina le spose, le che portava gli uomini che erano nati al campo già da 2-3 ore, le che portava dentro nel sesto la sua pegnatella di pamoio e dopo una fettina di polenta con una ciata. Quella non la mancava mai. Non la mancava mai, polenta con poco companatico. Ma si fa ancora il pamoio oggi nelle case? No, non penso. Meno male che è la confraternita. Ecco che siamo noi altri che manteniamo le tradizioni. Pensate, è una confraternita che esiste da 20 anni. Fate quest'anno l'anniversario, vero? Quest'anno il 20esimo, sì. Tanti auguri allora. Grazie. Ma lo tastimo, aspetta di ringraziarmi. Ecco, dai. Adesso andiamo dagli altri amici qua. Bravo, dai. Alberto è quello della moretta. Non pensate a una ragazza con i capelli neri, pensate a qualcosa di più gustoso. Perché la moretta è il vero recupero di ciò che del maiale non si buttava mai via, vero? Esattamente. Com'è fatta la moretta? La moretta intanto è la vera salsiccia, la vera luanega. Veniva fatta con tutte le parti anatomiche del maiale che non si potevano mettere nel salame. Certo. Allora praticamente le parti sanguinolente, il polmone, il cuore, le parti vicino a dove veniva sgozzato il maiale, non si poteva non mettere nel salame e si faceva la moretta. Certo. Perché c'è il principio sacro che del maiale non si butta niente. E la sua morte lei con? Con la polenta bustola. Ma lì nel bicchiere sai che no, perché non si vede mia il malché. No, non è mio Durello, l'è rosso. E che è rosso? Eccolo qua. Con Durello. Con un po' di Durello. E anche questa è una tradizione molto cara a questa terra. Sì, quindi polenta e moretta. E moretta. E il fuoco che va ovviamente. Sempre in pisà il fuoco. Ma dopo che va ancora, aspetta. E dopo c'è Massimo che è quel del scopetone, eccolo qua. Anche questo appartiene alla tradizione più vera, forse anche più radicata della tradizione vicentina, vero? Sì, il piatto povero, proprio di poveri, certo. Perché nella tradizione si diceva che attaccavano le trave della cucina e quella polenta si appoggiava in verticale proprio perché durasse molto di più e si mangiasse tanta polenta. Si mangiava il profumo, e il poco olio che colava giù dal poco grasso. Ma come si arriva al prodotto finito? Come si prepara? Beh, questa è la tradizione veneta, vuole che si faccia alla brace,
sulle braccia, si puliva e si condiva con l'olio, quel poco olio che c'era a disposizione sui tempi. Ecco, e si puliva tutto anche la testa, perché dicevano che era buona anche la testa, e l'interiore, tutto per non buttare via niente. E come succede spesso, no? Questi piatti che appartenevano alla cucina povera, quella quando non c'era niente, quando c'era veramente la fame, adesso è diventata una ricercatezza. È stato riscoperto. Voi perché non siamo stati interpellati di proporre piatti di una volta, abbiamo avuto un discreto successo. Diciamo che molte persone, nelle piccole manifestazioni che facciamo, ci chiedono proprio di prepararlo e se lo portano a casa per mangiarlo con la polenta, oppure per condire la pasta o per fare altri usi. Però nessuno gli attacca più via, vero? No, anche perché va dritto sul piatto. Va dritto sul piatto, anche perché ci sono più travi che nelle cucine. Ah, ecco perché. Forse è questo. E per ultimo vota l'Assunta. Assunta, cosa che è qua de buono? La pera. Ha bisogno di sbocciarsi? Certo, perché c'ho la pera. Ah, qua. Guardala. Beh, di fronte a sua maestà bisogna sbocciarsi. Sì, certo. Sì, mi sono da nocciare qua. Però, Assunta, attenta, siamo in provincia di Vicenza. E siamo foresti qua, siamo veronesi. Ma mi so veronesa. Allora, nella pera che? Che c'è? Il midollo. Brodo, olio, pepe. E pangratà. E brodo. E brodo. Ma però la pera senza codeghin è come la fede senza la opera, cioè... È vero. Resta lettera morta? È vero. Neanche codeghin? Sì, che c'è. Capito dove sono capita? Questa è la gente delle tradizioni di Vicenza, persone che avevano detto di aspettarmi te stesso, persone che amano la loro terra e che la fanno raccontare attraverso i sapori di un tempo. E per benedare il Durello, perché il Durello viene fatto a Roncalli dintorni, ma è Roncalli la vera capitale, perché 20 produttori sono da lì, su 33. Ho detto bene? Perfetto. No, perché qua sennò... Perfetto. Allora, mi hanno accolto col bicchiere, finiscono col bicchiere. Pronti. Insomma, qua si beve sempre. Ma si mangerà anche. E viva le buone tradizioni e viva la buona tavola. Cin cin, ragazzi. Viva. Alle gioie. A Durello. Alle gioie. Alle gioie.